che si occupa di adozioni internazionali e sì, realizzano delle magie, cioè a dei bambini che in un momento in cui manca l'amore, manca una casa, manca una serenità, una normalità, loro ci tengono a procurare a questi bambini una famiglia ed è una cosa molto bella. Benvenuto, buon pomeriggio, eccoci qua, prego. Ah, che bello, c'è anche un ospite. Prego, 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 si accomodi. Ciao. Benvenuto, ciao. Abbiamo un microfono per lei, non so se ce l'abbiamo, spero che... Sì, ci arriva subito, credo di sì che l'abbiano organizzato, se no glielo diamo immediatamente, oppure parla, oppure stiamo zitti e ce la facciamo. Parli qui, guarda. Parlo di qua, allora. Che sembra un po' una cosa delicata. Giratevi dall'altra parte voi. Eccolo, eccolo, eccolo. Allora, grazie. E noi volevamo, come amici dei bambini, come loro sono i miei nipotini, sono stati adottati da mia figlia adottiva, quindi sono non adottivo. E noi volevamo consegnare un premio alla carriera a te, Emanuele Frattini. Perché questo è stato in questo momento le donne lo del tu. Perché una mia carissima amica ha detto che nei tuoi occhi ci sono sempre gli occhi del bambino, cioè tu sei un bambino, sei sempre l'eterno bambino e hai fatto sognare veramente milioni di bambini nel mondo. Ci sono tanti bambini, ci sono 180 milioni di bambini abbandonati che aspettano una famiglia e tu continui a farli sognare, perché questi bambini vivono ogni giorno nella speranza di poter incontrare veramente un padre o una madre e tu puoi essere per loro un ambasciatore e quindi grazie, ti vogliamo dare questo premio e poi volevo ringraziare per me te, la compagnia Arancia, mi scusi le spalle, la compagnia, sono un po' emozionato perché ci avete veramente fatto emozionare. Beh, emozionato sono io, volevo ringraziare la compagnia Arancia. Prima ringrazio voi veramente perché credo che sia la cosa più emozionante che mi sia mai successa prima. Grazie. Sì. Io volevo salutare anche una donna magnifica che è la mamma di Manuel, che è stata da qualche parte. Perché non tutti lo sanno, ma il ricavato di questo spettacolo del Dottore Spese sarà interamente